Con questo video tutorial, Andrea, andiamo a preparare un banner in Flash. Hai bisogno di un account, quindi devi fare l'iscrizione, poi ti arriva una mail e la confermi e dopo fai il primo accesso. Come prima schermata troviamo questa serie di menu con misure già impostate, oppure puoi fare la tua scelta personale digitando le proprie misure, cosa che sto facendo io, per avere una personalizzazione al massimo. Prossimo passo. Carichiamo un'immagine. L'immagine la possiamo caricare dal nostro hard disk oppure da quest'altra icona dove trovi una serie di immagini molto belle già impostate, tematiche, oppure puoi trovare i bottoni. Ma come ti dicevo, io ho optato per la mia immagine personale. Adesso ne carico un'altra per completare il banner. La seconda deve essere in estensione PNG. Perché questo? Perché va a collocarsi su uno sfondo già esistente, quindi la seconda immagine deve essere necessariamente senza lo sfondo. Ora prepareremo un po' di testo da inserire e io ne digito solamente un paio di testo, anche uno solo, giusto per farti dare l'esempio di come muoverti. Poi ne puoi mettere quante ne vuoi. Con il nodino centrale sposti, con il doppio clic vai a digitare. Ne preparo giusto un altro e poi basta, basta. E invece al centro della seconda immagine metto un testo che poi deve essere anche di collegamento. Scrivo Enter perché con questo testo io entrerò con il pulsante banner nel mio sito. Formattiamo i testi che ho preparato in una sola volta. Ci diamo un insieme uguale a tutti i testi, quindi stesso font, stesso testo, stessa misura, 18 la misura che abbiamo deciso di scegliere. Formattiamo il secondo comic 18 e rosa. Quest'altro invece, oltre a tutto il resto, aspetta una cosa alla volta, altrimenti mi incarto. Abbiamo detto che qui dobbiamo mettere il collegamento. Clicca su Setting e digiti, cioè incolla il link del tuo sito, del tuo banner, del tuo blog, quello che sarà. E clicca poi su OK. Basta cliccare all'infuori del livello per trovarti nella visione d'insieme. Con questo pulsante puoi vedere la scelta. Se ti soddisfa e poi decidere se proseguire con il prossimo passo oppure tornare indietro oppure addirittura eliminarlo. Abbiamo preparato tutto, non ci resta che dare adesso il flash, il movimento al banner. Con questa icona provvediamo a una scelta alla nostra scelta, tutti gli effetti. Allora, voglio dire che la scelta è enorme. Io decido di cliccare su una scelta a caso, poi sarai tu con la tua pazienza, con i tuoi gusti, a scegliere per ogni livello il relativo movimento. Anche il testo lo mettiamo in entrata con un effetto simpatico. Sarà sempre una scelta oculata perché tutto deve essere armonioso con quello che hai deciso di scegliere. E ti ripeto, io ne sto mettendo davvero uno a caso. Ecco, diciamo che avendo digitato play, avendo trovato l'insieme di nostro gusto, non ci resta che in questo caso pubblicare il tutto. Diamo qui il nome, l'URL e tutto quanto, decidiamo per un'immagine.
al 100 e dopodiché vuole il nome, va bene. Scrivo davvero, digito davvero una cosa a caso per guadagnare tempo. Ti ripeto, nome del banner e link del collegamento. Adesso vediamo un poco come fare per prelevare o la GIF o il codice per il web. Ci vuole un po' di tempo per la preparazione. Nel frattempo ti avevo detto che l'account mio è quello free, quindi rilascia un banner, un logo a piè di pagina, oppure se hai un premium a pagamento, è senza il logo. Il codice lo preleviamo qui. Lo copiamo, ecco, adesso è copiato. Questo codice copiato lo possiamo mettere all'interno di un codice nel sito o nel blog. Invece, se vuoi optare per la GIF, clicca qui e copi il link della GIF. Questo è tutto. Non ci resta che salutarci e ci vediamo al prossimo tutorial.